Economy, capire esattamente cosa dobbiamo aspettarci, cosa dobbiamo chiedere alla Green Economy. Deve essere semplicemente una riconversione verde di un sistema economico che è quello che conosciamo, che quindi porta a continuare a produrre, produrre cose, produrre oggetti, produrre beni, oppure dobbiamo anche ripensare proprio il modo di fare economia, cioè dobbiamo continuare a sfornare così tante cose o se ne può fare meno? Siccome tutto non si potrà avere in futuro, è ovvio che dobbiamo fare una scrematura e salvare ciò che veramente riteniamo importante, quindi questo bisogna farlo. In una prima fase io dico prima partiamo e meglio è, quindi invece di filosofare partiamo subito che effettivamente con una economia che si muove con le stesse logiche dell'economia esistente, ma che passa a fare delle cose virtuose. Quindi facciamo pure l'economia capitalistica del pannello solare. Per adesso pur di avere... Oppure dell'autoecologica invece del sub. L'autoecologica invece del sub, facciamo l'agricoltura di filiera corta. Facciamo pure tutta una serie di scelte nuove basate però su una normale economia di mercato, sovvenzionata, incentivata, perché quando bisogna fare delle transizioni... Guardate, è incentivato anche il petrolio. Nessuno sa che ci sono più di 330 miliardi di dollari ogni anno di sovvenzione al petrolio, al carbone. E allora, come incentiviamo quelli? Togliamoglieli e li mettiamo su una green economy. Però, contestualmente, mentre facciamo i primi anni di migrazione a qualcosa di più utile, meno dannoso, dobbiamo tenere presente quel problema lì dell'impronta ecologica. Cioè, il mondo è sempre quello. Se ne frega se alla fine io esaurisco il rame perché l'ho esaurito, perché l'ho messo dentro i pannelli solari o perché l'ho messo dentro un sub. Arriveremo a battere la testa contro il muro pochi anni più tardi con l'acqua calda di casa, ma non cambia niente. Quindi bisogna riprogettare veramente un'economia che sia in grado di chiudere i cicli. Tanto esce dalle miniere, tanto viene riconvertito, non ci dovrà più essere la discarica è qualcosa che non deve più esistere, come non ci dovrà essere l'incenerimento. Cioè, i prodotti dovranno già nascere progettati per avere una seconda vita e questo tra l'altro pone delle sfide enormi anche in campo ingegneristico, sfide che non vanno viste in senso negativo dicendo ah non ce la faremo mai. Oggi come oggi ci sono delle cose che viste così non sembrano fattibili, però è anche vero che questo è come quello che dice Michel Serres, non c'è nulla di più appassionante, cioè questo è il lavoro buono per i nostri giovani studenti, entusiasmi, sfide, obiettivi da raggiungere, diamo anche a loro questa grande motivazione che forse in questo momento tra l'altro non hanno, perché i nostri studenti, anzi al contrario, sono smarriti, sono in un momento cerniera del mondo, continuano a dirgli che il passato non funziona più, ma non gli si sta dando una visione di futuro. I poveracci dicono, e noi che facciamo? Questo può essere il loro futuro, un futuro difficile, una sfida gigantesca, però c'è anche ciccia da mordere, cioè almeno può essere una bella, grande motivazione, un cammino, sicuramente un'avventura nuova per l'umanità, come mai abbiamo visto, o forse paragonabile a quelle grandi avventure del passato come sono state la scoperta dell'agricoltura, l'essere passati attraverso le ere glaciali, quelli erano mutamenti climatici naturali. Adesso in più c'è il problema dell'etica, della responsabilità, questo abbiamo noi in mano le redini e quindi c'è qualcosa di più importante, ma anche una speranza in più, se le redini le abbiamo noi, usiamole.